dell'arrivo dell'assessore, che saluto, buongiorno. Buongiorno a te Filippo, buongiorno a tutti. Buon Natale. E buon Natale a tutti, grazie. Grazie per la presenza, l'assessore ce l'aveva promesso ieri per telefono quando avevamo ospite in studio il sindaco. Ecco, mi permetti solo un attimo, assessore, perché devo salutare queste persone che ci ascoltano da Belluno, da Vallada Gordina, Belluno, Giorgio, Rosanna, Luca, Elia. Ecco, che saluta tutti quanti, le sorelle, fratelli, insomma, parenti e tutti quelli che li conoscono, con l'augurio di buon Natale. Bene, io passerei subito la parola per gli auguri all'assessore Patrizia Crea, a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie Filippo, come ti dicevo il mio è un ringraziamento a Radio Studio 95, perché è un piacere essere qui stamattina, è il giorno di Natale e mi date l'occasione, ci date come amministrazione l'occasione di entrare nella casa dei nostri concittadini, e quindi i migliori auguri vanno a tutti loro. I migliori auguri di che cosa? La speranza sia che possa veramente arrivare la serenità in ogni casa e in ogni cuore, perché poi quella è la cosa importante, Filippo. Quindi grazie per questa occasione, sarà una mezz'oretta trascorsa insieme veramente piacevole, un tempo che volevo dedicare comunque un po' a tutti e stare in vostra compagnia. Questo per noi è un piacere avervi ospiti, quindi la radio, anche perché come diceva ieri il sindaco, è anche la vostra casa, quindi per noi è un piacere veramente. Sì, noi ci sentiamo a casa nostra perché è forse il modo più diretto per entrare anche a casa di tutti, quindi per avere un colloquio più vicino e più diretto con la gente, quindi non possiamo che ringraziarvi infinitamente dell'opportunità che ci date. Grazie a voi. Comunque io ringrazio l'assessore Patrizia Crea che stamattina si è presentata con questa bella bottiglia per tutta la radio. Grazie davvero. È un augurio, insomma. Grazie, è giusto festeggiare anche. Ecco, aspettiamo poi quella del sindaco che doveva arrivare stamattina, ma il sindaco si sarà dimenticato. Non si dimentica il sindaco, quando dice una cosa non la dimentica. Arriverà in ritardo, come di solito arriva sempre lui in ritardo, però arriverà anche la bottiglia, noi l'aspettiamo. Assessore, allora siamo qui dopo gli auguri per parlare di questa seconda notte magica. Ecco, bellissima, come lo scorso anno l'abbiamo vissuta veramente alla grande, tantissima gente, e quindi quest'anno come vi siete organizzati? Bene Filippo, io intanto ti ringrazio per l'opportunità che mi dai, perché pubblicizziamo un po' questo duro lavoro. Però volevo fare un attimino, diciamo, un excursus di quelle che sono state un po' le iniziative natalizie che ci hanno visto coinvolte, ancora ce n'è qualcuna. Facciamo una cosa velocissima per poi dare qualche dettaglio sulla notte magica. Allora, l'amministrazione quest'anno ha voluto che il Natale arrivasse anche a Melito, certamente questo può essere soggetto a critica da un verso, però abbiamo ritenuto che un simbolo, un segno ci dovesse essere anche nel nostro paese, è il secondo Natale che trascorriamo insieme come amministrazione Meduri, ecco perché le iniziative sono state veramente tante, oltre ad aver concluso una serie di attività che sono andate a sostegno delle famiglie più bisognose all'interno del nostro territorio, che quindi portate a termine a chiusura dell'anno, l'amministrazione ha deciso anche quest'anno di mettere a disposizione delle famiglie più bisognose una parte del bilancio comunale, quindi 8.000 euro sono state deliberate in giunta a sostegno come bonus voucher alimentare, a sostegno di quelle 80 famiglie che potessero avere un sorriso in più acquistando dei beni di genere alimentare nei supermercati di Melito, tra l'altro, e che quindi trascorressero in maniera un po' più serena nelle loro tavole il Natale. Quindi anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, abbiamo dato vita all'iniziativa Natale Solidale, così denominata. Questa è una cosa molto gradita, assessore. Sì. Le dico questo perché la gente l'ha apprezzato molto. Sì. Questo gesto che ci siamo resi conto che però il nostro territorio è molto vasto, che vedere comunque entrare nella casa comunale delle persone che sono state escluse, ma non escluse
escluse perché l'amministrazione o i funzionari li hanno voluti escludere, ma semplicemente perché, come ogni cosa, è stata soggetta ad una graduatoria, ad un tra virgolette regolamento che potesse garantire comunque il sostegno a 80 famiglie. Poi ci siamo resi conto che i bisogni sono veramente aumentati rispetto all'anno precedente, quindi dovremmo l'anno prossimo cercare di fare uno sforzo in più per queste famiglie e per i nostri concittadini. E questa è stata un'iniziativa che ci rende orgogliosi, onestamente, Filippo. Poter dare un sostegno, piccolo che sia, è sempre un'iniziativa bella e importante. Esatto. Sì, sì. Poi diciamo che accanto a questa l'assessore toscano, perché l'iniziativa parte dall'assessore toscano e questo è giusto anche dirlo, ha dato vita a due momenti molto belli e intensi. Uno è stato un concorso letterario sull'integrazione e l'inclusione fatto con i ragazzi delle scuole primarie di secondo grado. Hanno partecipato a classi a questo concorso esprimendo in una maniera abbastanza creativa come potesse essere visto il Natale in una maniera inclusiva e integrativa del bambino diverso, di colore, diverso per altri aspetti, insomma, in una maniera inclusiva. Ed è stato un bel momento, perché è stato un momento di confronto con i ragazzi, è stato un momento di confronto con gli insegnanti, con l'istituzione scolastica, con i cittadini. Un concorso a premi, le classi che si sono aggiudicate la vittoria di questo concorso sono state tre, una prima, una seconda e una terza, e hanno ricevuto dei premi da utilizzare in classe offerti in collaborazione con la FIDAPA dal comune: una videocamera, una fotocamera e un tablet da utilizzare nelle loro classi durante le ore di lezione o per qualsiasi altro momento formativo. È stata anche questa una bellissima iniziativa, ritengo, come quella del dono sotto l'albero. Anche questa è un'iniziativa voluta dall'assessore toscano, ma da tutta l'amministrazione che ha lavorato per ottenere questo risultato. Dono sotto l'albero, il comune insieme alla FIDAPA, sempre, che è un'associazione che ringrazio perché è molto attiva sul territorio, si spende molto, ha deciso di organizzare un momento di gioia per i bambini acquistando dei doni, dei regalini, che ieri si è avuto il momento al mercato coperto, ma sarà ripetuto perché sono avanzati ancora tanti doni da dare ai bambini, con la presenza di Babbo Natale, un po' di musica, una festicciola con i più piccoli, insomma un sorriso anche per chi non può trascorrere il Natale come più fortunati. Che vi faremo, diciamola, vedere così. Comunque vi faremo vedere, perché diciamola così, eravamo lì, Filippo, presenti anche noi con le telecamere. Poi approfitto per invitarvi giorno 26, che sarebbe domani, nel bellissimo borgo del Paese Vecchio di Melito, perché vi sarà la Natività e il Presepe Vivente, un momento organizzato anche questo in collaborazione, e questa è una cosa da sottolineare perché il lavoro in rete preme sempre, un momento organizzato in collaborazione con i comitati di quartiere di ogni frazioncina. Ci riuniremo tutti al Paese Vecchio insieme alle associazioni teatrali, organizzando questa natività e cercando di dare il giusto valore culturale ad una parte di Melito molto bella, suggestiva già di per sé. Un'altra e vi invito perché ci sarà un momento di ballo intenso, e ci sarà, oltre alla natività, ai cori e quant'altro, ci sarà anche un momento di degustazione. Comunque mancava da un paio d'anni, grazie, perché voglio dire, anche questa è una buona iniziativa. E quindi vi aspettiamo domani sicuramente pomeriggio. A che ora inizia? Intorno alle 18 dovremmo iniziare più o meno, sì, il tutto. E poi arriviamo alla notte magica. Io volevo intanto dire che comunque l'amministrazione comunale in questo periodo di feste, ecco, soprattutto pensa ai bambini, alle persone diverse, come diceva appunto l'assessore Patrizia, ha pensato un po' a tutti. Adesso arriva anche il momento dei più grandi, pure, diciamo, la notte magica. Il momento della notte magica. Ancora pure per i più grandi, no? Vabbè, che possono arrivare anche i bambini. Un'idea di questa notte magica, diamocela, Filippo, perché sì, è giusto, sì, così. Niente, noi diciamo ci siamo insediati in un periodo estivo, abbiamo portato un po' alla ribalta nel paese quella che era la notte bianca estiva, abbiamo visto un gran successo, una voglia dei cittadini di scendere in strada, di divertirsi, di trascorrere del tempo insieme, di passeggiare per le vie del paese, una cosa meravigliosa, vedere tanta gente per le strade a Melito, apprezzare, entrare nei locali, nei negozi, attività commerciali, insomma tutti a sorridere, un bel momento. Ci siamo detti perché non organizzare più o meno lo stesso evento
riferimento anche nel periodo invernale. E così l'anno scorso vi fu la prima notte magica. Anche in questo caso sarà che il clima natalizio è sempre magico, Filippo, e certo, quindi già di per sé crea un'atmosfera particolare. È stata una bellissima iniziativa. Quest'anno niente, abbiamo voluto ripetere l'evento perché ci rendiamo conto che effettivamente ci sono dei momenti particolari dell'anno in cui Melito, vuoi per dare una forma di accoglienza anche a chi viene da fuori, ai nostri parenti, amici che stanno al nord e trascorrono poi il periodo natalizio qui a Melito, dice che facciamo, ma che si fa, ma Melito com'è, come si vive il Natale? Si vive nelle proprie case, si vive nell'aspetto religioso, si vive a contatto con chi ha bisogno, ma si vive anche in un momento di festa in cui ci riversiamo tutti sulla strada, sulle vie principali di Melito. Il 28 sera, a partire dalle ore 21, infatti, ci ritroveremo tutti sul corso Garibaldi, sulla Tenente Minicucci e sul viale delle Rimembranze. Come è stato un po' quindi strutturato? Questo è il circuito Corso Garibaldi. Questo stazione è il circuito che io vi invito veramente a farlo tutto, perché mi rendo conto io per prima, Filippo, che alle volte non riesco a girare ovunque perché intanto siamo tanti e quindi già passeggiare per le strade diventa un po' più difficoltoso. Poi siamo attratti da tantissime novità e da tantissime cose belle. Devi vedere, infatti, devi capire un attimino, si riflette su questo, la riuscita di una notte magica e sì, con la presenza della gente, ma anche della cooperazione che arriva direttamente dalle associazioni o dai commercianti, i quali si prestano a tenere aperte le loro attività commerciali durante la notte, almeno fino all'una, alle due di notte, con tantissime offerte, abbellendo le loro vetrine, insomma creando quell'atmosfera che fa piacere un po' a tutti, ci fa vivere la magia del Natale. A questo aggiungi che l'amministrazione si sforza, ma si sforza veramente ad offrire qualcosa in più, e quest'anno si è pensato, se tutto va bene ci auguriamo che l'evento riesca come l'anno scorso, riesca bene, quindi ci siamo un poco organizzati in questo senso. Sul corso del Garibaldi abbiamo ritenuto di voler, sempre a partire dalle ore 21, ma vi invito comunque a prestare un po' tutti, e grazie per l'occasione, Filippo, di attenzione, perché ovviamente in queste vie, a partire dalle ore 18, il traffico sarà un po' bloccato, perché ovviamente dalle ore 18 il corso Garibaldi, la via Tenente Minicucci e il viale Rimembranze no, perché è già di per sé zona pedonale, saranno interdette al traffico. Questo indica che dobbiamo avere un po' di pazienza in più negli spostamenti, cerchiamo anche di parcheggiare lasciare le macchine un po' fuori, più lontana, e indirizzarci nelle vie del centro a piedi. Speriamo che il tempo ci aiuti, buono, e che esca una bella giornata. Abbiamo già visto le previsioni, e che esca una bella giornata. E niente, quello che volevo dire è che è stato organizzato in questo senso, così diamo qualche informazione in più, certo, a chi ci certo ascolta. Le vie del centro, quindi la via il corso Garibaldi, abbiamo voluto dare risalto e apprezzamento a tutti i nostri artigiani locali e non, che lavorano intensamente per produrre i loro oggettini. Quindi il corso Garibaldi sarà interessato dall'inizio alla fine con una serie di stand e bancarelle di esposizioni artigianali e di oggettistico bistica varia. A questi si intervalleranno dei gruppi e delle attrazioni canore. Sarete presenti anche voi, e vi invito ufficialmente, sarà veramente un piacere in esclusiva avere la vostra diretta radio e televisiva. Grazie. Perché questo consente di avere, ma già avevo parlato anche con Bruno, questo consente di arrivare nelle case anche dei più lontani, anche all'estero, certo, come ogni anno ricordiamo, ed è una bella cosa per chi ci segue da fuori. E quindi questi stendisti si intervalleranno a delle attrazioni presenti sul corso, cover band, cori gospel, attrazioni particolari, giochi per i più piccoli, gonfiabili e quant'altro. A partire dalle ore 11 invece, 23 e 30, diciamolo per bene l'orario così si capisce meglio, vi sarà, per essere chiari e dare un riferimento del punto preciso, sulla via Tenente Minicucci, esattamente più o meno accanto al mercato coperto, accanto al supermercato Simpli, per intenderci, un grandissimo, perché ci hanno garantito che sarà tale, concerto dei Cumelca e di Ciccio Nucera. Partirà a questo orario perché? Per consentire alla gente di godere delle attrazioni della notte magica nelle altre vie prima. Esatto. Inoltre vi dico, e questo non è stato pubblicizzato sulla locandina o sul manifesto che io ho qui, Filippo, e che poi magari farai un attimino vedere, certo, che sempre sulla via Tenente Minicucci, per attrazione, per un grande lavoro
lavoro fatto dai commercianti di quella zona, vi saranno presenti i quaddisti. I quaddisti che, muniti di casco, con tutte le sicurezze e quant'altro, faranno gratuitamente giri a bambini, a piccoli e a meno piccoli, lungo la via Tenente Minicucci. Quindi è un bel momento, un'altra novità di quest'anno. Saranno presenti con qualcosa di diverso lungo la via, oltre ad esserci anche in quel caso dei giochi gonfiabili, dei villaggi di Natale, dei cori particolari, delle cover band, eccetera. Quindi abbiamo voluto organizzare in questo modo per dare qualcosa di diverso, per offrire insomma ai cittadini. Mentre il viale delle rimembranze sarà interessato dalla parte tutta gastronomica, infatti io vi invito a non cenare a casa, perché se il momento deve essere un momento di festa, riversiamoci sulle nostre case anche a partire dalle 20, perché la via il viale delle rimembranze offre veramente delle degustazioni di particolare bontà. Saranno preparate sul luogo delle frittole, che sono la nostra caratteristica tradizionale, certo, insomma, dei nostri paesi, questo dell'area greganica in questo periodo. Ci sarà la porchetta, ci sarà la salsiccia, ci saranno varie degustazioni anche di dolci, di crespelle e buon vino, insomma, tutto quello che rende anche piacevole e appetitosa la serata. Oltre ad esserci delle attrazioni canore, come per esempio gli Amici del Folk, uno spettacolo meraviglioso di Taranta che verrà fatto all'interno del viale delle rimembranze. A sostegno della serata, e vi dico che li ho voluti fortemente, e vi svelo anche questo, ci saranno nuovamente i musicisti trampolieri, belli, quelli natalizi e con delle caratteristiche natalizie. E vi dico che la mia grande soddisfazione è aver notato che proprio l'altro ieri sono stati ospiti in un programma televisivo su Rai 1 in prima serata. Quindi questa è un'attrazione in più che Melito offre. In effetti noi li abbiamo avuti ospiti durante l'estate e ci hanno allietati, fosse anche per la loro bravura e la loro disponibilità, li avremo nuovamente in un'atmosfera natalizia quest'anno. Non meno importante, io cerco di ricordare un po' tutto e di dare lei ha tutto la giusta, il tempo che vuole, la giusta risonanza con calma, all'evento. Io non la sto nemmeno interrompendo. Sì, così diamo una visione generale di quello che ricordo. Vedi, io li ricordo bene a mente perché ci ho lavorato tanto e ci abbiamo lavorato tanto, un po' tutti. Davanti al mercato, dentro il mercato coperto, vi sarà una bellissima esposizione di cartoline del Novecento ad opera della Fidapa, con degli stand particolari, insomma una raccolta di oltre 400 cartoline di tutto il Novecento, anche molte in bianco e nero, che attestano un po' la storia del Natale, degli eventi, caratteristiche insomma. Nella parte esterna al mercato coperto, ancora ex mercato coperto, perché ancora è così che si chiama, vi sarà la natività con il coro e quindi canti natalizi di suora Enrica Boroni, coro nostro, sì, della parrocchia dell'Immacolata. Questi ragazzi che si prestano insomma e danno all'esterno, nella parte esterna, proprio davanti al mercato coperto, lì sarà proprio il momento magico del Natale. Niente, io Filippo poi intanto arriva una telefonata, credo che possiamo mandarla in onda. Pronto? Ehi, Filippo. Sì, niente, allora non è una telefonata che devo andare in onda, sicuramente non stavo ascoltando la radio. Aspetta un attimo, ecco, vediamo se riusciamo. Pronto? È chiusa. Okay. Benissimo. Niente, la cosa che approfitto, proprio perché tu mi dici non devi andare di corsa, è il tempo per dire. Vorrei dire questo, Filippo. Prego. Io voglio ringraziare tutta l'amministrazione comunale, perché organizzare degli eventi del genere, che sì, vanno a incidere su una giornata particolare, su due giornate particolari, ma il clima natalizio è questo, anche perché da un lato si dice pensate ad organizzare questa cosa, dall'altro però Filippo, scusami, parlare subito, dall'altro vai a prendere un caffè al bar e ti si dice ma quest'anno a Merito non è arrivato il Natale? Allora abbiamo deciso anche di prenderci la responsabilità di decidere
delle cose importanti e che vanno a sostegno dell'annualità intera o di quella che è la vita programmatica del paese, e le cose invece che sono a sostegno di una semplice, pura, bella promozione turistica del territorio. Io mi batterò fino alla fine per questo, e mi batterò perché ritengo che merito non abbia niente di meno rispetto a molti altri paesi, sì dell'area grecanica ma anche fuori, in cui tu sei costretto come cittadino melitese alle volte ad avere 2 ore libere e dici: mi vado a passare 2 ore a Bovalino, a Locri, piuttosto che a Reggio o in altri posti, perché organizzano. Ma voglio dire, noi che cosa abbiamo di meno per poter cercare di organizzare nel piccolo, in economia e cercando di far rientrare le spese al massimo, perché quello è, a chiusura d'anno, un bel Natale. Fammi la domanda, se no, io vado, no, come io un questo vulcano. Le volevo dire, appunto. No, ma lei continui. io capisco il momento che vuole a chiaramente sostegno far di capire questo, alla gente. Spieghiamo, ecco, un'altra cosa. Il Natale arriva a merito anche con le luminarie, l'installazione delle luminarie, che è, dovete riconoscerlo e dobbiamo riconoscercelo perché abbiamo vissuto tutti a merito, hanno colorato le vie, molte, ecco, vie del paese. Qui la devo interrompere, sì, perché io sono in mezzo al popolo, insomma, sì, perché diciamo ad alcuni non piace, ecco, come quest'anno è stata organizzata questa le luminarie, cioè nel senso, dice, sul corso andavano, ma ognuno pensa di fare le cose come le viene per la mente, cioè, allora la gente, diciamo che forse invece potremmo, io devo dire che potremmo tutto curarle il paese è stato un pochino, forse se c'è l'esigenza, se si vuole cambiare qualcosa, le cureremo in maniera diversa, non lo so. Sul corso Garibaldi è stato scelto di mettere questa pioggerellina LED, ecco, in blu, perché? E non in bianco. Bra. Intanto in blu, che dà un aspetto un po' più particolare e colorato, perché il nostro corso Garibaldi è la strada è attorniata da tante palme, sì, che vanno con le loro foglie anche verso, con i rami anche verso il centro, per cui mettere una decorazione o mettere un disegno al centro rischieremmo dall'inizio alla fine di non vederlo bene, quindi si è preferito fare un gioco semplice di luci colorato e non bianco, in maniera tale che si veda di più e che dia l'idea della festa maggiormente, ma non per una scelta diversa rispetto ad altre vie, perché come hai visto, Filippo, sì, in molte altre vie, come la via Tenente Minicucci, via centrale, anche la via Peppino Andrea Suffaro, Costa, Peppino Suffaro, ma anche la via Nazionale, sono piene di decorazioni molto, esatto, belle e particolari. C'era, permettimi il di posto dire, per farlo, forse sì, come non mai. Sì, e io sì, mi vero, permetto vero di dirlo, forse come non mai, con una spesa uguale a quella dell'anno scorso, siamo riusciti ad essere presenti anche nelle frazioni, perché c'è un simbolo di 5, 6, 7 luminarie in ogni frazione. È impossibile, io vi prego cittadini, siate felici di quello che c'è, portateci dei miglioramenti o delle idee che possano andare a vantaggio di tutti, se c'è qualcosa, certo, da cambiare, perché umilmente facciamo un passo indietro e ci miglioriamo per l'anno prossimo, però siamo felici di quello che c'è, perché è impensabile, il nostro territorio è abbastanza vasto, impensabile riuscire a coprire la casa di ognuno, l'attività commerciale di ognuno, la via di ognuno, è impensabile questo. Fate un giro per il paese e vi rendete conto come il Natale è arrivato in ogni frazione. Ecco, questo comunque credo è il motivo delle luminarie sul corso, perché sì, questo è il motivo, né più né meno, non di meno. L'anno prossimo si cercherà, questo è un impegno che prende l'assessore fin da oggi, si cercherà di intervallare la pioggerellina a LED ogni 5-6 pioggerelline con un bel disegno centrale che dall'alto al basso magari dia un maggiore, una maggiore atmosfera di festa, perché questo è stato chiesto, questo è stato notato dai cittadini, i cittadini devono sentirsi a casa loro con l'amministrazione comunale, per cui ben venga un'idea migliorativa. L'anno prossimo ci miglioreremo con le luminarie sul corso. Ma io dico che negli anni passati tutte queste cose non le abbiamo mai viste, ma non perché adesso c'è l'assessore qua, ieri c'è stato ma il sindaco, ma lo sappiamo tutti perché abbiamo vissuto è la a realtà, Melito, esatto, e si sta vedendo, io dico da quando c'è l'amministrazione Meduri, che a Melito tante cose sono cambiate. Dai, il Natale, la notte nel magica, periodo, la notte magica a Natale, la notte bianca nel periodo estivo,
voglio dire, queste manifestazioni creano quell'atmosfera giusta per le tante sofferenze che i cittadini hanno vissuto in Ma questi anni. Quindi molti, diciamo molti, che. molti nostri cittadini dicono, magari sono portati a pensare, ah, invece che Sì, si pensare alle spende. cose Ecco. serie. No, ci pensiamo alle cose serie. Io non voglio qui menzionare tutto quello che è stato detto durante l'incontro con la cittadinanza che c'è stato, ma vi invito a rivedere il video perché molto di tecnico è stato espresso, quanto lavoro è stato fatto e quanto ancora ci sarà da fare. Però io tendo a sottolineare anche questo aspetto, perché di questo stiamo parlando oggi, non perché lo ritengo Certo, più sì. importante di altri, anzi, al contrario, che da quando ci siamo insediati effettivamente ci sono state tra collaborazioni e eventi organizzati dal comune oltre 100 manifestazioni che hanno visto rinascere anche le singole frazioni, perché io voglio ricordare che nel programma estivo siamo stati presenti in ogni frazione, abbiamo creato un evento in ogni paese e questo porta il sorriso della gente, porta la gente che viene da fuori a visitare tutto, il Lacco, Pallica, Pentedattilo, Musa, Annà, un poco tutti i paesi, e questo ci consente anche di capire che oltre alla bellezza di Melito Centro vi sono le nostre frazioncine che offrono un bel momento per una piacevole passeggiata estiva o invernale che sia, perché il tempo e le condizioni meteorologiche lo consentono. Certo, no, no, è vero, anche quest'estate tutte le frazioni di Melito hanno avuto la loro festicciola, Noi ci diciamo. siamo veramente aperti al territorio, Filippo. Io veramente ogni giorno, il sindaco lo ha detto ieri e io lo voglio precisare a nome di tutti i consiglieri e di tutta la giunta, l'esecutivo, noi veramente ci siamo aperti al territorio. Noi riceviamo la visita di oltre 100 persone al giorno, cerchiamo di parlarci tutti, alle volte siamo presi di fretta, io mi scuso con chi alle volte non riusciamo anche a scambiare la parola per il tempo, non per altro, ma semplicemente per il tempo. Però ci siamo aperti al territorio, non c'è una cosa che non ci venga proposta che noi non facciamo nostra, non collaboriamo, non aiutiamo, perché ci rendiamo conto che il paese ha bisogno di queste cose, che le associazioni, le organizzazioni hanno bisogno di sentirci vicini e per quello che possiamo, che sia non sempre in una maniera economica, ma anche semplicemente risolvendo il problemuccio che crea un ostacolo per l'organizzazione di un evento. Io oggi, Filippo, voglio approfittare e fare un Prego. ringraziamento, oltre che ai colleghi, consiglieri, assessori, tutti che fanno veramente un lavoro, chi dietro le quinte e chi invece ha stretto contatto con il pubblico o con quel che sia. Io voglio ringraziare davvero chi si impegna ogni giorno per far sì che questo succeda. E quindi ringrazio gli uffici comunali, ringrazio gli operai, ringrazio voi che ci state accanto, ringrazio veramente tutti coloro che hanno capito che Melito ha bisogno del lavoro di tutti, non ha bisogno dell'assessore perché è assessore e una volta che diventa assessore dimentica quelli che sono i problemi dei cittadini, anzi se ne fa carico, arrivano sulle spalle della giunta e dell'amministrazione. Vediamo se questa volta c'è la telefonata. Pronto? Buongiorno, Sì, sono Bruno. Bruno, buongiorno. Prego. Buongiorno, così come ho fatto ieri per il sindaco, chiamo anche oggi per fare gli auguri a Patrizia Crea, Certo. ovviamente, e Grazie, anche a Bruno. tutto lo staff della radio e della televisione, Grazie, ovviamente. Bruno. Auguri di buon Natale a te e alla tua famiglia, di pace e serenità, e approfitto per farle a tutte le famiglie che ci seguono e che ci ascoltano. Ah no, niente. Io devo dire che anch'io ho apprezzato quest'anno le luminarie che sono state messe, almeno hanno ravvivato un poco l'ambiente rispetto agli altri anni. Certo, quelle sul corso potevano essere fatte meglio, Gli comunque. abbiamo spiegato il motivo, il Sì, prossimo anno loro, sarà sì. diverso. Ci impegneremo di Va più. bene. bene, piano piano, le grandi cose si fanno piano piano. Grazie, Certo. Bruno. Ciao Bruno, Va bene, grazie. ciao, Grazie, ciao, buon ciao. Natale ancora a Ciao tutti. Bruno. Grazie, Ciao, grazie, ciao. grazie. Bene, comunque ci sono anche gli auguri, arrivano messaggi, tanti auguri Patrizia. E poi qui c'è Buon Natale, Radio Studio 95, alla famiglia Assessore Crea, dalla famiglia Gatto, insomma, ecco. Grazie, grazie, grazie a tutti. E niente Filippo, quindi più o meno abbiamo cercato di dare delle Sì. delucidazioni in maniera tale che quando ci si impegna tanto poi si riesca a godere anche di quello che si fa Noi e di quello che che c'è. facciamo radio, ecco, assessore, le volevo dire questo. Siamo sempre a stretto contatto con la gente, ci chiama, ci chiede come mai questo, come mai. E devo dire che una buona parte della cittadinanza di Melito
condivide perfettamente il lavoro che state facendo, ma non lo dico perché lei è presente qua o perché quando è arrivato il sindaco o meno. Vi fa veramente tanti complimenti, lo fa tramite la nostra radio, con i messaggi, anche con le telefonate che arrivano, e quindi devo dire che fino ad oggi il lavoro che avete fatto eccellente, tutta la squadra, insomma. La verità è questa, Filippo, quando ci si impegna e si vuole intraprendere un percorso bisogna farlo con serietà, perché ci si mette anche la faccia. Certo, altrimenti meglio starsene a casa. Sì, pronto? Altrimenti ci arrabbiamo. Altrimenti ci arrabbiamo. Altrimenti che cosa? Altrimenti ci arrabbiamo. Altrimenti ci arrabbiamo, stava dicendo appunto Patrizia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, auguri. Grazie. Grazie, auguri. Ho chiamato per salutarvi e per farvi gli auguri. Il nome ce lo vuole dire? No. No, non va bene lo stesso, bene. Noi ricambiamo gli auguri e che sia un Natale di serenità anche okay, a casa sua. Anche per voi e per tutti. Grazie, grazie. Sentite una cosa, una domanda. Sì. Visto che ho preso due piccioni con una fava. Prego. Che fate, la notte bianca a Bellito? Sì. Sì. Ah, okay. ne abbiamo appena parlato, sarà il 28 di dicembre. Io non vi posso ascoltare perché qui purtroppo non prende la tele. Sarà il 28 di dicembre, la invitiamo ufficialmente. Okay. Sarà una bellissima notte magica. Ci sarà la rappresentanza. Perfetto. Anche se non ci sono io, c'è chi... Perfetto. C'è qualcuno della famiglia. Grazie mille. Okay. Va bene, grazie. Buon grazie. Natale. Buon Natale, buon Natale. Se non riuscite a vedere la televisione, c'è la radio che si sente dappertutto. E questo è, Filippo, quindi ci si impegna un attimino, bisogna cercare di farlo nella serietà più esatto. assoluta. Non è facile prendere delle non decisioni, è facile, Filippo, sì, e sicuramente sì, quando certo. si decide come... E poi, ecco, voi dovete decidere per tutti. Ecco, insomma, è la responsabilità di fare questo e di fare le scelte nella propria vita, Filippo, quindi è giusto che sia così. Però sono scelte giuste, scelte che la gente condivide. Il tempo lo dirà, ho sempre detto questo, Melito ha un'amministrazione comunale, stringiamoci a questa, ma non perché ci sono io o c'è Giuseppe Meduri o Mimmo Marciano o altri, dobbiamo lavorare tutti insieme, alla fine dei 5 anni ci tireremo le somme, insomma, vediamo un attimino come è andata questa amministrazione. Esatto, sicuramente. Pronto? Sì, buongiorno. 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 Buon Natale. Buongiorno e buon Natale a entrambi. Grazie. Mi chiamo Domenico Santisi. Prego. Sto intervenendo, visto che c'è l'assessore Crea, sì. Per discostarmi un attimo dalla questione, diciamo, prettamente del Natale. Io il mio intervento è rivolto principalmente al fatto che nel paese di Melito, per quanto riguarda i bambini, non abbiamo un luogo dove poterli fare giocare, non abbiamo dei punti che una volta erano, diciamo, le piazzette dove si andava a giocare, oggi le piazzette sono diventate dei parcheggi. E non abbiamo una valvola di sfogo per poterli, diciamo, allontanare da quelle che sono a volte una zona riservata ai bambini, le chiede. Le strade sbagliate. Ora, io, visto che c'è l'assessore Crea sì. qui in studio, rivolgo a lei, visto che lei ha fatto anche sport ad alto livello, e rivolgo a lei questo appello, perché l'importanza dello sport, lei assessore sa quanto è dal punto di vista soprattutto sociale. Sì. Da questo punto di vista l'amministrazione comunale cosa sta facendo? Perché bene. Si trovino degli spazi. Sì. Io, se mi permetto, vorrei suggerire la zona alta della villa comunale, che è semplicemente uno spazio bellissimo al centro del paese, inutilizzato. Cosa serve per fare due bei campetti, per raccogliere lì i bambini, a farli giocare, non lo so, un campetto polivalente, basket, calcetto e via dicendo? Perché Saline Ioniche ce l'ha anche coperto, Condo Furi Marina mi è stato detto anche coperto, e a merito su questi aspetti non si pone l'attenzione, perché? Beh,
Bene. Mi scusi, io, abbiamo la capito. La ringrazio. Vi porgo di nuovo in video. Grazie, stia in ascolto. Perché tanti auguri a lei, intanto. L'assessore le dà la risposta. Le dico subito: in effetti, io la penso esattamente come il signor Santisi. Lo sport è fondamentale, crea aggregazione, crea impegno, crea cooperazione tra i bambini, consente di trascorrere in una maniera sana il proprio tempo libero. Ed è qualcosa di importantissimo. Su cui si sta lavorando effettivamente. Io non le so dire perché oggi non c'è un palazzetto dello sport, anzi glielo saprei anche dire, ma non entro nel merito. Le dico semplicemente che questa amministrazione si sta impegnando tanto su questo, a rendere efficienti quello che c'è, fruibile a tutti, intanto. E poi le dico anche che abbiamo presentato diversi progetti per l'approvazione di un ipotetico e potenziale palazzetto dello sport. Siamo, secondo me, sulla buona strada. Siamo sulla buona strada e credo che otterremo dalla provincia anche la gestione del campetto presso il liceo classico. In parte già una serie di come posso dire di scambio di amministrativo già avuto e iniziato. E questo potenzierà ancora maggiormente quello che è la possibilità di fare sport per i bambini. Oltre questo, le dico che la villa è stata resa fruibile, la villa comunale al centro di Melito. È previsto qualcosa che andrà ad incrementare quelle che sono, per esempio, le giostre già presenti. Vi dico già in anteprima che questa amministrazione ha deciso entro la fine dell'anno di acquistare delle nuove giostre 3/4 che andranno a supporto dei bambini normodotati, ma anche dei bambini diversamente abili, e saranno presenti all'interno della villa comunale a Melito, al centro del paese. Lo spazio superiore della villa comunale, che è veramente uno spazio bello e io lo so più di tutti, perché ho organizzato all'interno della villa comunale la giornata dello sport, proprio perché si prestava a dei percorsi formidabili in piena sicurezza per i bambini. È già previsto fare qualcosa nella parte superiore della villa, però non mi piace mai, Filippo, dire delle cose se non siamo concreti. Certo. In questo, come dire, stiamo cercando di lavorare per creare degli spazi aggregativi logisticamente parlando per i bambini, ma non solo questo. Vi dico anche che all'interno di una progettazione più ampia, che è proprio il PON Inclusione, che andremo a presentare da qui a breve in accordo con tutte le altre amministrazioni comunali, sono previste delle azioni concrete che vanno a vantaggio dei fanciulli e dell'infanzia. Centri aggregativi che possano dare ai bambini l'occasione di passare meno tempo possibile sulle strade e più tempo possibile insieme agli altri. Quindi diciamo che è già previsto, certo, c'è da lavorare. Già previsto, si sta lavorando, però sicuramente. Ci vuole il tempo, non è che le cose si fanno così da oggi al domani. Lì è una cosa che l'amministrazione comunale non può sostenere da sola, questo è chiaro. Quindi bisogna lavorare tanto sulla progettazione, sperare e lottare affinché si rivolga lo sguardo qui. Io, Filippo, la faccio una considerazione. Sono successi negli ultimi anni, sono successi negli ultimi mesi delle cose sgradevoli nel territorio di Melito, e dico anche che è stata una buona occasione, mi prendo la responsabilità di quello che dico, di fare veramente delle passerelle a Melito. E io le chiamo passerelle perché tutti dissero: non vi abbandoneremo, avremo un occhio di riguardo per Melito. E noi abbiamo bisogno di questo occhio di riguardo, Filippo. L'occhio di riguardo non è il giorno che succede la cosa venire e dire: ah, ma non doveva succedere, ah, ma tutti sapevano. No, non è questo l'occhio di riguardo. L'occhio di riguardo è capire che Melito è un paese, una cittadina di 12.000 abitanti, e che le istituzioni preposte, quelle più alte, hanno bisogno di lottare, di darci una mano per l'ospedale, per il giudice di pace, per gli uffici che sono stati chiusi, per creare un palazzetto dello sport. Quella è la mano che ci aspettiamo dallo Stato, dalla Regione e da chiunque: dare un congruo finanziamento affinché si costruisca a Melito un palazzetto dello sport. E io lancio questa provocazione, che non sia del territorio di Melito, ma che sia il palazzetto dello sport dell'area greganica, che accolga tutti gli sport, ma anche per i paesi più piccolini, per i comuni più piccolini, che magari questo spazio non ce l'hanno, perché noi a Melito ce l'abbiamo, abbiamo bisogno, certo, di aiuto per costruirlo. Quindi dico, sì, non aspettiamo di arrivare a Melito a
Orlando Furio a Bova nel momento in cui succede qualcosa di grave. Cerchiamo di anticipare questa cosa, cerchiamo di fare in modo che la regione preposta, il governo, lavori sui piccoli paesi, sul paese che ha bisogno, con un aiuto concreto, non a dire non vi abbandoneremo perché veniamo e parliamo e facciamo i grossi discorsi. Quelli li sappiamo fare tutti, Filippo. Certo. Quelli li sappiamo fare tutti. Se ha bisogno di aiuto concreto, perché certo, all'indomani del fatto tutto viene dimenticato. Viene dimenticato che non possiamo usufruire dei servizi ospedalieri e succedono le più grandi disgrazie. E lo sappiamo e lo viviamo tutti i giorni. E l'amministrazione comunale cosa sta facendo? Parte e va a Roma continuamente per monitorare questa cosa, per evidenziare questo disagio che noi viviamo con i cittadini, continuamente conferenze dei sindaci, continuamente proteste nei luoghi opportuni e preposti, la regione e quant'altro, però abbiamo la necessità di essere aiutati in questo, perché diciamo sono delle che cose che hanno bisogno dell'aiuto e del sostegno di tutto. C'è aiuto e il sostegno di tutti, diciamo che è anche vero che tutte queste cose che troviamo adesso a merito non buone è che negli anni precedenti nessuno ha fatto niente, adesso non si può pretendere, ma ripeto, non perché è presente l'assessore Crea qui adesso in questo momento, non si può pretendere che le cose si possano fare dall'oggi al domani. C'è bisogno concreto, come dice l'assessore, e l'aiuto un po' di tutti quanti. È corretto, è lo stato di abbandono era sotto gli occhi di tutti, esatto, ci stiamo provando, esatto, stiamo lavorando su questo. Certo è che ci sentiremo, e lo dico chiaramente, realmente di aver mancato in qualcosa se alla fine di questa amministrazione non si è avuto la possibilità di creare a merito un palazzetto dello sport. Noi, non l'assessore allo sport, ma il sindaco, l'assessore allo sport, tutti gli altri assessori, consiglieri, ma l'intero consiglio comunale, credo che lavorerà per il raggiungimento di questo obiettivo, perché speriamo, è una cosa fondamentale, veramente, perché veramente i ragazzi hanno la possibilità di frequentare un ambiente sano. Poi lo sport arricchisce, lo sport è meraviglioso, quindi abbiamo necessità di avere un palazzetto dello sport. Stiamo lavorando su questo. Veramente, questo è importantissimo, io ve lo auguro veramente che questa amministrazione possa poi alla fine dei 5 anni aver raggiunto l'obiettivo che è un po' di tutti quanti. Buon Natale a voi assessore Crea, grazie. Grazie a loro abbiamo lavorato con progetto di assistenza anziana. Vabbè, questa è una delle tante cose che è stata fatta, Filippo, ma veramente tu hai ripreso l'incontro con la cittadinanza, io invito tutti ad andare a guardarlo, perché dà l'idea di quanto si è lavorato e non per le cose futili, che io ritengo che non sia futile nulla, attenzione, io sottolineo sempre che anche una semplice festa non è futile perché è un momento di promozione, è un momento di cultura, è un momento di aggregazione, anche su quello bisogna lavorare. Filippo, tu ricorderai bene l'acquisto del palco, ricorderai bene che c'è stata una, ma di pochi, non di moltissimi, una rivolta, la cosiddetta rivolta dei pochi. L'amministrazione comunale quest'anno ha potuto risparmiare almeno 15.000 euro sul noleggio del palco, oltre a dare un servizio alle associazioni, ai comitati di quartiere che hanno voluto organizzare qualcosa perché hanno dovuto fare a meno, ed è una cosa importante per chi organizza, di una spesa uguale a 1.000 euro a serata, perché noleggiare un palco, questo e sono è che tanti costa. Bei soldini risparmiati, quindi l'acquisto del palco è azzeccatissimo. Ad esempio, questo azzeccatissimo. Era solo un esempio. Poi per parlare dei servizi o di quello che si è attivato, Filippo, ci vorrebbe una mattinata intera, perché sì, sono state veramente tante le cose. Noi ci siamo ritrovati per dare un po' di pubblicità, un po' di promozione a questo lavoro e a questi eventi natalizi, e io vi ringrazio di avermene dato l'occasione. Certo, sicuramente, noi il tempo pure a nostra disposizione è già terminato. Comunque, assessore, ricordiamo il 28 dicembre questa notte magica su vi aspettiamo Garibaldi. Numerosi, ci sarà da divertirsi. Noi lo ripeteremo ancora tramite i nostri microfoni, con la nostra televisione, faremo ancora in modo che la gente possa sapere. Comunque voi divulgate il messaggio, ecco, invitate i parenti che arrivano. Il 28 ecco. Sera vi aspettiamo per le vie di Melito a partire dalle perché, ore 21. Da non perdere, perché noi li abbiamo vissute sia la notte magica che la notte bianca come radio lì, e posso dire che veramente sono state tante le persone che hanno girato per le vie di Melito, quindi speriamo che anche quest'anno si ripeta lo stesso successo. Speriamo di sì. Assessore, grazie per il suo intervento, lei è stata
precisa, ecco, come sempre, ecco, si è fatta capire benissimo. Grazie a voi. Buon Natale ancora Filippo, grazie a voi di Radio Studio 95, non finirò mai di ringraziarvi per il lavoro che per fate. Per noi è un piacere averla ospite. Buon Natale a tutti. Abbiamo forse un'altra telefonata, vediamo se riusciamo, ecco, magari qualcuno alla fine. Pronto? Pronto? Sì. Ciao, Giusy. Giusy, ciao, buongiorno, siamo in diretta, buongiorno. Dimmi. Lo so. Ho sentito tutta la diretta. Ah, ecco, l'assessore stava salutando, quindi se vuoi velocemente, perché abbiamo poco tempo, Giusy. Io ho chiamato appunto per Patrizia, per ringraziarla. Sì. E in effetti volevo dire che a marito sono state fatte tantissime cose, tipo come la giornata dello sport dove io ho partecipato. E poi... E la ringrazio come ho ringraziato ieri il sindaco per quello che loro hanno fatto per me. Giusy, grazie a te, io ho capito benissimo chi sei. Grazie a te, era un impegno che avevamo preso, per cui è stato veramente un piacere. Grazie a te perché ci rappresenti e ci rappresenti merito nelle attività sportive e un po' ovunque, e grazie alla tua disciplina. Sì, no. E quindi per noi è un onore averti potuto sostenere, aiutare ed averti con noi in ogni evento. Grazie a te e buon Natale. Grazie, grazie Giusy. A voi e buon Natale a ti aspettiamo te. La notte magica. Ci sarò. Ecco. Ciao. Ciao. Ciao, grazie, grazie Giusy, ciao, grazie. Ecco, questa è un'altra testimonianza, ecco. Per quanto riguarda l'amministrazione, aveva promesso un piccolo sostegno a questa nostra campionessa. Esatto, esatto. E quindi poi alla fine è stato mantenuto, esatto, ecco, la promessa. Niente, assessore, prima di lasciarla, lei mi aveva chiesto all'inizio una bella canzone di Emma. Esatto. Ecco, ci lasciamo con questa canzone. Sì, dobbiamo concludere con questa bellissima canzone e con ancora i migliori auguri per tutti quanti. Bene, io la ringrazio ancora. Grazie a voi. Che fa oggi, assessore? Il Natale si trascorre in famiglia, quindi anche io godrò della gioia familiare, almeno oggi. Va bene. Grazie di nuovo, buon Natale, assessore. Buon grazie, Natale. Grazie.